C'era una volta il mondo, e dentro il mondo il mare, con poche onde e molti uccelli che volavano verso casa. Un mare limpido, trasparente. Alla fine del mare c'era un tratto di costa, con torri incantate, immerso nel verde degli ulivi. E laggiù, oltre gli ulivi, c'era un ospedale. Un ospedale diverso da tutti gli altri, con un campo di basket sul tetto e il profumo del mare, pieno di vita, di storie da raccontare, proprio come nelle favole, proprio come nella vita. In questo ospedale vivo io. Eccomi! Sono quello che dorme. Beh, veramente, dormo da 8 mesi. Ciao Rocco, buongiorno. Qua dentro mi sento spesso solo, perché ho pochi amici. Veramente uno solo. Si chiama Leo. Watanka! Così si è detto, così si è scritto, così si è fatto. È il veterano dell'ospedale. È un tipo veramente forte. Però oggi, in un cortile di una scuola, a pochi chilometri da qui, sta succedendo qualcosa di speciale. Una cosa capace di cambiare la mia vita, quella di Leo e quella di tanti altri. Che puttana! Che cazzo fai, Mirko? Ti sei per caso rincoglionito? No, dai, non volevo farti male. Non mi hai fatto male, mi sono fatto incazzare. A me questi cazzo di falli non me li puoi fare. Scusa, ti ho chiesto scusa. Ancora questo scusa? Ma poi mi spiegate perché i ciccioni di merda stanno qua invece di stare a casa? E poi è punizione. Ancora tu, vuoi che ti do una capocciata a te? Fatto io. Vattene fuori, sei una sega, dai. Quando ti senti male all'improvviso, senza sapere il perché. Ed è strano se ti capita quando sei un ragazzo, anche se sei il ragazzo più stronzo della scuola. Non mi serve questa sedia a rotelle. Posso camminare? Sei medico per caso? No. Pensavo fossi medico. Visto quanto rompi le scatole, solo i medici rompono più di te, eh? Ma a cosa serve tutta questa storia? Mica mi sono rotto una gamba, non ho niente, sono solo caduto a terra. Beh, quindi hai qualcosa, no? Sì, però... Però, stai calmo. Ora ti visita un dottore e se lui dice che non è niente, per me può pure fare il tipo salto mortale. Eccoci qua. Questo è il tuo letto. Ma questo che fa? Ancora dorme a quest'ora? Lui è Rocco e dorme tutto il giorno. Che cavolo di compagno di stanza. Pensa che io ho già fatto 3 gol. Non l'ha deciso lui di dormire tutto il giorno. È in coma. Sai che vuol dire? Certo che lo so. Allora fai attenzione con lui, perché è sotto la mia protezione. Chi fa lo scemo con Rocco, fa lo scemo con me. E io sono un tipo che si offende. Chiaro? Per carità, ma chi te lo tocca? Vattene, va. Davide aveva addosso l'odore di chi gioca a calcio. Un misto di sudore caldo e polvere. Sapevo quello che avrebbe fatto. Quello che prima o poi fanno tutti. Pensano che così facendo mi risveglieranno. Wow. Magari fosse vero.
Comunque, qualcosa stava davvero succedendo. Non accade quasi mai che arrivano due ragazzi nel giro di così poco tempo. Tu sei proprio sicuro che non ti vuoi sedere? No, no, grazie. Vabbè, di qua. E non è ancora finita la mattinata. Buongiorno, Leo. Ciao, Johnny. Stamane ti ho portato una sorpresa. Un nuovo amico. Sei contento? Dipende. Di notte Rossi? No. Io mi chiamo Leo. Io Vale. Lei è mia madre. Ciao, Leo. Ciao, mamma di Vale. Hai mangiato? Grazie. Vuoi qualcosa? No, 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 no. È a digiuno. Oggi lo operano, per questo motivo siamo qui. Ma di che ti devi operare? Devono tagliarmi la gamba. Che succede? È volato l'angelo del silenzio. È strano, ogni volta che dico questa cosa nessuno apre più bocca. Beh, questo è niente rispetto a come restano quando vedono che la gamba ti manca proprio. Questo sì che è un silenzio. Ti va di fare un giro? Così ti mostro un po' tutto. Tanto oggi di sicuro non ti operano. Devo aspettare i medici. I medici non vengono mai il giorno che ti ricoverano. Così capisci subito chi è che comanda. Dai, vieni. Però nel tuo caso vedo che è tua madre quella che comanda. Ci vediamo. Ciao.